Ciao, benvenuto o benvenuti in questo video. Io sono Christian e mi occupo di cucina naturale senza glutine. In questo video andiamo a vedere come fare questo. Praticamente quello che vedi qua è la verza marinata. Possiamo chiamarla verza marinata. È molto semplice. Otteniamo una verdura buona, saporita, economica e soprattutto benefica, perché vedrai una preparazione che rende ancora più benefica la verza. Con questo sistema andiamo a rompere le fibre, in sostanza, della verdura, che quindi diventerà, in questo caso la verza che è già ricca di nutrienti, diventeranno però più assimilabili, proprio perché andiamo a rompergli le fibre di questa verdura, quindi un sistema molto molto interessante. Io lo uso spesso, lo faccio sia con la verza che con il cavolo cappuccio, ma pure con il cavolo rosso, puoi farlo insomma in diversi modi e utilizzi. Quello che ottieni è un contorno pronto all'uso, da usare sia in giornata, quindi è pronto in 3, 4, 5 ore, va bene, oppure una volta fatto lo metti in frigorifero. In frigorifero può stare ancora 36 ore, va benissimo. Se va oltre ti conviene strizzarlo, sennò comunque dopo perde, si cuoce praticamente, ecco. Basta, direi passiamo subito a fare questa ricetta e mi raccomando lasciami un like se ti piacciono questi video. Andiamo. Dunque, per cominciare prendiamo la nostra verza, la apriamo a metà e dobbiamo tagliarla sottilmente. Quindi abbiamo due alternative: o la sfogliamo così, va bene. Io qua devo ancora lavarla, io la lavo sempre dopo, perché come vedi, se tu me la lavi quando è chiusa la verza, cioè, perché molti cosa fanno? La verza così, sotto al lavandino e la lavano, ma è sbagliato, perché la terra si ferma in mezzo, quindi come vedi, all'interno delle foglie c'è la terra, quindi non puoi tu lavarla fuori e basta, va lavata all'interno. Poi è chiaro che il cuore si è pulito, ma le foglie esterne invece no. Quindi o la sfogli tutta e le lavi una per una, che va bene, hai due alternative. Quindi che so, tiri via questo una per una, vedi che qua c'è lo sporco e qua vai a lavare, oppure le tagli e le lavi ben dopo. Ci sono due modalità. Chiaro che tagliarla così è più facile perché è più unita, quindi la tagliamo sottilmente. Puoi anche usare una mandolina, ma diciamo che è grossa e piuttosto morbida, quindi si fa un po' fatica, meglio a coltello. Bene, come vedi, questa è mezza verza, guarda quanta diventa. Quindi la verza, oltretutto, ragazzi, è una verdura che fa benissimo e costa pochissimo, quindi in questi periodi, diciamo così, che la verza potrebbe tornare in auge, una verdura un po' trascurata, quando invece è veramente ottima, fa bene, buona e si presta a varie preparazioni. Quindi vediamo soltanto una. Quindi, fatto questo, ora la andiamo a lavare per bene. Puoi anche farla tutta, cioè che devi avere una bacinella enorme. Quindi, se mettete dopo comunque andare in frigorifero, occupa spazio, io ne faccio metà per volta. Quindi ho lavato perfettamente la mia verza. A questo punto gli andiamo a mettere limone e sale. E faremo un'operazione che ora ti faccio vedere. Dunque, quindi, mettiamo il limone. Questo è un limone bello grande spremuto e gli mettiamo il sale. Calcola. Allora, il sale, in genere il sale si mette, cioè queste sono operazioni che si fanno più o meno col sale ad occhio, va bene? Io qui ho provato a pesarlo, quindi questi qui sono 5 grammi di sale. Calcola quindi 5 grammi che andrai a spargere un po' su tutta la verza. La verza l'ho pesata, sono 750 grammi. E ho messo 5 grammi di sale.
Il limone era un limone grande o due piccoli, con belli succosi. A questo punto andiamo a massaggiare in questo modo. E mentre massaggio devo schiacciare con le mani. Quindi devo praticamente far penetrare il limone e il sale all'interno della verza. Gli andiamo a rompere le fibre. Come vedi va in niente, eh? Cioè se hai un bel recipiente puoi mettere anche una verza intera. Ecco, ti fermi quando fai questo lavoro ed esce tutta l'acqua. Guarda qui, è tutta l'acqua contenuta nella verza che sta già uscendo e ne uscirà ancora. Chiaramente la verdura fatta così diventa anche verdura fermentata e fa molto bene. Sì. Fatto questo prenderai un recipiente, meglio se un recipiente in vetro con chiusura ermetica, dove avrai la possibilità di mettere sopra un secondo recipiente più piccolo, come questo, che andrà a fare da peso per la nostra verza. Quindi posizioniamo la nostra verza qua sopra, ecco, diamo una pulita. Perfetto. A questo punto, guarda come vai a pressare in questo modo, vedi? Già pressando viene coperto dall'acqua. Cioè la cosa, cioè il concetto che dobbiamo capire è un po' come quando si vanno a fare i crauti, no? È più o meno uguale, no? Il concetto, solo che invece che stare là tanti giorni lo lasciamo poche ore. Quindi questo qui dopo 4 ore è pronto, puoi già mangiarlo, oppure lo vai a mettere in frigorifero e ti dura tranquillamente 3-4 giorni. Bene, questo è quindi un sistema un po' rudimentale, ma funziona comunque sia. Se tu hai un altro tipo di peso, lo metti sopra. Come vedi è già coperto di acqua, lo lasciamo 3-4 ore e le verze sono pronte. Che cosa faremo? Le prenderai con le mani pulite, prendi la verza, la strizzi per bene e ti basterà mettergli un filo d'olio e sono già pronte così. Volendo, se usi l'aceto, un goccio d'aceto, volendo qualche seme di qualche tipo per dargli croccantezza, e hai un contorno favoloso, stupendo, che fa bene. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like, così mi dai una mano a far conoscere questa cucina, che è la cucina naturale senza glutine. Chiaramente qui il fatto che sia senza glutine è superfluo. Io ti mando un abbraccio qua, Cristian, ciao.